Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscolo Vita, nel video di oggi vi parlo di un argomento che penso che non ho mai portato sul canale ed è di quanto deve durare la fase concentrica e la fase eccentrica di una ripetizione. Penso che un sacco di gente tra di voi sta facendo questo errore, ma non è colpa vostra, è colpa di chi in palestra vi dà delle schede, magari ci mette super slow o vi mette delle fasi concentriche o eccentriche molto molto lunghe, pensando che questo in realtà va a danneggiare i muscoli e di conseguenza va a crescere l'ipertrofia muscolare. Ma come sapete io vi riporto la ricerca scientifica e oggi ho trovato un meta review che analizza appunto tutti gli studi che sono stati fatti su questo argomento. Che cos'è un meta review? Come sapete ci sono diversi studi scientifici, io ad esempio se ho un laboratorio o una palestra posso fare uno studio scientifico controllato e magari mi esce fuori un certo tipo di risultati. Cos'è il meta review? Il meta review prende diversi studi scientifici, quindi magari anche 10, anche 20, anche 50 studi scientifici su un argomento specifico e poi ci applica dei test di valore significativo statistico, ovvero vede quanto è significante effettivamente un certo risultato, proprio paragonando tutti questi studi scientifici. Cos'è che ha trovato questo meta review per quanto riguarda la durata della fase concentrica e la fase eccentrica? Hanno visto che in realtà è vero, se tu fai un super slow aumenti quanto rompi le fibre muscolari, ma questo in realtà non è assolutamente correlato alla crescita muscolare nel lungo termine. Cosa succede in realtà? Se tu rallenti la fase, la durata di una ripetizione oltre i 6-7 secondi, rischi in realtà di diminuire l'ipertrofia muscolare ed è stato dimostrato in modo statisticamente significativo che diminuisce anche del 30-40%, che è una cosa enorme rispetto se tu mantieni invece la durata di una ripetizione tra i 2 secondi e i 6 secondi. Per questo motivo quando voi vedete super slow e magari sulla scheda vi dicono di fare 10 secondi come durata di una ripetizione, in realtà questo è una cosa che 9 su 10 di noi non dovrebbero fare assolutamente. Ovviamente per 1 su 10 di noi questo invece prova in pratica e vede che funziona benissimo, ma per la grossa maggioranza, 9 su 10 di noi, se voi rallentate troppo la durata di una ripetizione rischiate poi di perdere troppo in volume totale in quella seduta di allenamento. Cosa succede? Vuol dire che il volume è minore e il volume, come sappiamo, è il fattore principale, comunque uno dei fattori principali della crescita muscolare. Quindi in realtà qual è il mio consiglio generale? Che ogni ripetizione, ogni fase concentrica e fase eccentrica dovrebbe durare a fase 1-2 secondi, quindi in totale dovrebbe durare 2-4 secondi la vostra ripetizione, quindi non deve essere una cosa super rallentata, ma la maggior parte del vostro allenamento dovrebbe essere fatto appunto con una ripetizione di durata tra le 2 e le 4 ripetizioni, che devo dire è la durata normale. Poi ovviamente voi alla fine potete includere qualche super slow e con lo super slow, come ho detto, danneggiate di più le fibre muscolari, però questo negli studi scientifici a lungo termine non ha apportato a maggiore ipertrofia, anzi se rallentate troppo diminuisce l'ipertrofia muscolare. Ci tenevo un sacco a dirlo perché vedo un sacco di schede: ah, ma come mai tu non applichi il super slow, non fai queste cose qua, non fai quella. Tutte queste sono tecniche che usano i bodybuilder esperti, che fanno uso purtroppo di sostanze dopanti. Noi che siamo natural purtroppo non dobbiamo in realtà danneggiare così tanto il muscolo, non è quello, noi dobbiamo progredire col passare del tempo. Quindi se volete usarlo come tecnica, ovvero ok, io faccio le ripetizioni che sono 6 secondi di durata e progredisco in questo modo, va bene, ma quello che ci dice la scienza per il 90% di chi sta guardando questo video, le fondamenta della vostra scheda di allenamento dovrebbe essere una durata di ripetizione massimo 4 secondi, dai 2 ai 4 secondi. Ovviamente vedete voi in pratica, perché ognuno di noi, questa è la ricerca scientifica, poi in pratica devi vedere cosa funziona per te. Magari te hai fatto sempre, che ne so, delle ripetizioni molto veloci e cresci in quel modo, c'è gente che fa così, per un'altra persona invece fa le ripetizioni veloci, non cresce, appena rallenta fino a, che ne so, 6-7 secondi di durata inizia a crescere tantissimo. Quindi dovete provare voi in pratica, ma vi garantisco che il 90% di voi non dovrebbe nemmeno pensare a rallentare le ripetizioni, ma semplicemente controllare la fase eccentrica e controllare la fase concentrica, ovvero quando salite dovete veramente sentire il muscolo contrarre, quando scendete non lasciate giù che venga tutto preso dalla forza di gravità, ma controllate il movimento. Se fate così vedrete che la durata normale sarà appunto tra i 2 e i 4 secondi, che è quello che volete. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciateci un bel like. A me in realtà ho trovato questo posto, mi piace fare i video qua,
Quindi vi ringrazio ancora a tutti per l'attenzione, iscrivetevi, commentate, lasciatemi un like, grazie di tutto il vostro supporto, ci vediamo al prossimo video. We'll